Cittadini che si diffondono le buone pratiche e andiamo ad enumerarle. Ecco, allora, le regole per salvare il mare sono: riciclare, fare costantemente la raccolta differenziata, riutilizzare le bottiglie di vetro. Anch'io però vorrei esprimere la mia anima di cittadino. Ne ho il diritto, no? Ne ho il diritto. Tutti ne abbiamo il diritto. Ecco, però adesso, ecco. Prego, mi lasci finire un attimo. Ne abbiamo il diritto tutti, ecco. Mettere più bidoni nelle strade e fare leggi più severe. Ho scritto una poesia per il mio anno. Costruire meno petroliere. E poi usare le borracce e non le bottiglie di plastica, e usare le macchine. Ode al mio albero. Il mio albero è verde, il mio albero è alto, il mio albero è allegro. Dei bambini hanno organizzato un picnic vicino a lui. Il mio albero è triste, mio fratello gli ha fatto la pipì vicino. Ode al mio albero. Le piace la mia poesia? Bella, mi piace. E in questo modo esprimo anch'io in maniera positiva la mia anima di cittadino, perché ne abbiamo il diritto, ecco, tutti. Ma mantenendo sempre un po' il decoro dei cittadini. Allora, però, a questo punto è ora il momento del quiz. Che cosa il signor S non ha portato alla stazione ecologica? Viva gli alberi! Lo spazzolino, la tazza sbeccata, la tastiera del computer. Perché tutti quanti noi nella nostra giornata forse abbiamo sprecato, forse non abbiamo risparmiato, forse non abbiamo differenziato. Ecco, la domanda è: sto o non sto contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030?